Buonasera. All'Olimpico Roma e Verona hanno iniziato il loro secondo tempo. Il punteggio è 0-0, ma è uno 0-0 che non deve trarre in inganno. La partita è molto bella, giocata da due squadre che sono degne di essere definite tra le migliori di questo campionato. La Roma, con il rientro di Paolo Roberto Falcao, sembra avere ritrovato improvvisamente il filone del suo gioco. È un Falcao che non è ancora in perfette condizioni, ma i giallorossi si sono mossi bene. C'è forse un po' più di rapidità, c'è un accenno di pressing, però il gioco è quello della Roma dell'anno scorso, con una propensione offensiva notevole, anche se lascia qualche spazio ai contropiedi del Verona. Il Verona ha giocato finora una partita difensiva, dimostrando una ottima adattabilità alle esigenze tattiche delle gare. Si trovava di fronte improvvisamente una Roma eccellente e Bagnoli ha saggiamente pensato a difendersi. Il migliore della squadra fino a questo momento è il portiere Garella, autore nel primo tempo di 4 interventi veramente determinanti. Vi do le formazioni. La Roma gioca con Tancredi, Oddi, Bonetti, Righetti, Falcao, Maldera, Di Carlo, Seresso, Pruzzo, Buriani e Iorio. Sono ancora assenti Graziani, che ha una fastidiosa tonsillite, Ancelotti, non giudicato ancora in grado di riprendere il gioco, e Conti, squalificato. Abbiamo visto un'azione con Elkier del Verona, il Verona che ha mancato di poco il successo, una delle rare occasioni in cui i veronesi si sono portati in attacco in contropiede. Per il resto hanno pensato saggiamente a impostare una tattica difensiva. La formazione del Verona è Garella, Ferroni, Marangon, Tricella, Fontolan, Brigel, Fanna, Volpati, Galderisi, Di Gennaro, Elkier. A dirigere questa partita il sorteggio ha mandato Mattei, coadiuvato dai giudici di linea Ciccioni e Gazzari. Sono presenti 61.000 spettatori per un incasso che supera di poco il miliardo. Il cielo è coperto, il terreno è leggermente allentato. Vi dicevo che nel primo tempo la Roma ha attaccato a lungo, ha anche sfiorato il gol con un Seresso che si è elevato al ruolo di cannoniere. Tira da fuori, colpisce di testa e nel primo tempo ha impegnato Garella 3 volte in maniera molto difficoltosa. Per l'altra ci ha pensato Pruzzo, un Pruzzo che anch'egli non è in perfette condizioni ma che comunque al centro della prima linea si fa sentire. Ecco Falcao, dialogo tutto brasiliano con Seresso, poi ancora Falcao in profondità, Iorio che sta giocando la sua partita di ex, quindi molto impegnato, ancora Falcao in avanti, il passaggio di Di Carlo, non trova la possibilità di chiudere il cross e va via Galderisi, molto bene, ha superato Buriani, apre sulla destra dove c'è Di Gennaro, il cui tiro obbliga Tancredi a una respinta di piede. Prosegue l'azione del Verona, Volpati, Fanna, ecco avanzare ancora Brigel, difesa della Roma che ha successo, ma il Verona si riporta ancora in avanti, dialoga lungamente, ecco vedete lo schieramento prudenziale del Verona che non ha lasciato da parte il piglio autoritario delle ultime partite e in una partita che diventava difficile ha preferito affidarsi rinfoltendo il centrocampo ad una tattica difensiva. Pruzzo anticipato dal rinvio di Tricella, un colpo di testa di Bonetti, palla messa a terra da Buriani, Falcao, palla in profondità per Di Carlo, rovesciata di Di Carlo ma poi allontana Tricella, difende Elkier, palla messa a terra con apertura lunghissima sulla destra, il colpo di testa di Oddi ferma la possibilità di azione di contropiede del Verona, ma c'era anche un fuorigioco per il quale la Roma batte con Oddi questa punizione, Righetti lascia ancora a Falcao, tutti i palloni di attacco iniziano con lanci di Falcao che questa volta va sulla destra per Oddi, per Iorio che contrastato da Ferroni non raggiunge la palla che va sul fondo, ma c'è ancora un fischio dell'arbitro,
L'intervento irregolare era stato di Iorio, quindi il calcio di punizione battuto da Marangon che ha scambiato con Garella. Ecco un primo piano del portiere, lo merita davvero. In gran forma, finora ha salvato la sua squadra in diverse occasioni. Iorio appoggia indietro a Falcao e scatta in avanti. Falcao Cereso. Cereso ancora Falcao. Buriani liberato sulla destra, cross di Buriani. E Garella vola ancora a deviare un colpo di testa di Iorio che si dispera nel vedere il suo ex compagno di squadra Garella così in forma che vieta ancora una volta il gol alla Roma. Galderisi, poi Fanna, poi Tricella che sposta il gioco sulla sinistra dove Marangon colpisce di testa. Elkier, intesa fra i due, scatto di Marangon, intervento di Oddi. Ancora il fischio dell'arbitro. Oddi ha compiuto fallo su Marangon, i due si spiegano che cosa è successo, Oddi non è molto convinto della decisione dell'arbitro. La partita riprende con un calcio di punizione in favore del Verona. A questo punto stiamo giocando il 13° minuto del secondo tempo con le squadre sullo 0-0. Marangone ed Elkier. Elkier lascia il compito di proseguire l'azione a Fanna. Deviazione di Oddi, il fallo laterale è per il Verona. Ha rimesso in gioco Fanna, il colpo di testa è stato di Righetti, poi Iorio e Pruzzo. Bonetti, Cereso, il lancio verso Buriani. Vola Buriani, ha davanti a sé Tricella. Rinuncia al cross, serve Cereso, difende la palla Cereso, poi chiama dalla parte opposta Maldera. Cross di Maldera, c'è stata una deviazione, il colpo di testa di Fontolan. Poi rimbalza la palla a terra, la allontana Tricella e riprende Elkier. Fallo nettissimo di Buriani su Elkier e cartellino giallo ineccepibile nei confronti di Buriani. De Pruzzo, capitano che reclama dalla panchina una sostituzione. Punizione battuta da Tricella, con palla sulla destra per Fanna che fa proseguire Volpati. Galderisi, che ha tolto la palla Righetti e Falcao imposta una nuova azione offensiva. Ha servito Iorio che è stato colto in contropiede, poi ha spinto un avversario, si trattava di Ferroni, calcio di punizione per il Verona, la palla è a Fanna, a Di Gennaro. Elkier va a chiudere Bonetti, Elkier lo salta, Bonetti lo afferra per un braccio, calcio di punizione in favore del Verona. Di Gennaro per Fanna, ancora Di Gennaro. Rinuncia all'affondo il Verona. Briegel ha resistito all'attacco di Cereso, spara direttamente in tedesco alto sulla traversa. In verticale Oddi verso Iorio. Va a terra Iorio sull'intervento di Ferroni. E l'incidente a Iorio dopo 16 minuti del secondo tempo nello scontro con Ferroni.
sono saltati insieme e Ferroni in elevazione ha colpito Iorio alla schiena. Si rialza Iorio, avete visto, consolato dai suoi ex compagni di squadra, calcio di punizione in favore della Roma, sta per batterlo Buriani. Oddi, palla che spiove ancora, la tocca Brigel, la allontana Volpati, il faro laterale della Roma sta per rimettere in gioco Maldera. Righetti, Buriani, sulla sinistra Buriani, il colpo di testa è di Panna, ma era attaccato da Maldera. Giudicato irregolare l'intervento di Maldera, gioco fermo ancora ad opera di Mattei che dirige la partita, calcio di punizione in favore del Verona. Buriani Sereso, intervento di Marangon che cerca di alleggerire indietro a Garella. Ma la palla è fuori della portata del portiere, quindi calcio d'angolo in favore della Roma. Sereso, eccolo battuto da Sereso, e Garella alza sulla traversa il colpo di testa di Bruzzo. Ancora una parata di Garella, ancora un calcio d'angolo in favore della Roma, ancora dalla bandierina Sereso. Ha tentato Bruzzo il tiro al volo, ha colpito la palla al volo, ma la direzione sbagliata era anche molto debole, palla sul fondo. Marangoni è andato incontro al pallone sulla rimessa di Garella, poi ancora il portiere, il suo rinvio sul pressing di Bruzzo. Colpo di testa di Fanna, lo scatto di Calderisi, rinvio di Righetti, palla messa a terra da Brigel, attacco di Sereso, va a terra il tedesco, il brasiliano si scusa, punizione in favore del Verona. Di Gennaro. Elkier. Teso il suo cross, il colpo di testa di Oddi con palla in calcio d'angolo, invano cerca di rimediare Bonetti. Ma intanto è rimasto a terra Oddi, lo vedete sulla sinistra, è stato rimasto contuso dal pallone che ha colpito in tuffo, si accascia, gioco fermo. Incidente ad Oddi, 20° del secondo tempo. Alicicco, il dottore della Roma, il massaggiatore, devono ancora intervenire. Stordito è rimasto a terra Oddi. Dalla bandierina Panna. Uscita impresa di Tancredi, rinvio, media gittata, palla messa a terra con un po' di difficoltà da Iorio, che poi è fermato da Panna in faro laterale. Di Carlo per la rimessa in gioco, servizio per Maldera, Sereso verso Oddi, Buriani. Doppio scontro con Marangon, punizione in favore della Roma. Con Oddi che tocca a Sereso, attaccato da Elkier, Sereso si libera della palla verso Righetti, avanza anche Righetti, sulla sinistra c'è Maldera, Righetti preferisce un pallone a seguire, senza difficoltà per Garella. Marangon. Anche Marangon è un ex della partita, come Iorio. Bonetti ha
attaccato da Eltier, serve Maldera. Rovesciata di Di Carlo, ne approfitta Di Gennaro. Brigel. In verticale su Galderisi. Si chiude la morsa di giallorossi attorno a Galderisi. Bruzzo viene incontro alla palla lanciatagli da Seresso. Iorio parte da lontano. Righetti. Falcao. Buriani, apertura per Oddi, pronto il cross, Garella non ha difficoltà sul cross. Rinvio di Garella, palla messa a terra da Galderisi. E Tricella, e Marangon che prosegue l'azione, Eltier. Fermato Galderisi. Ed Eltier che scaraventa un pallone in palo laterale. È un Verona un po' utilitario, come vedete, ma questo parla in chiave positiva, ovviamente, della saggezza di Bagnoli. Rimesso in gioco di Buriani. L'anticipo di Di Gennaro, che poi alza il piede in gioco pericoloso sul tentativo di colpo di testa di Seresso, il quale batte la conseguente punizione. Iorio, Falcao, Seresso. Iorio, Buriani. Marangon gli ha deviato la palla in palo laterale, Di Carlo, palleggio. Rovesciata di Di Carlo, Garella, rinvio, applausi per il palleggio di Di Carlo, il rilancio veronese di Tricella, anticipo su Eltier, lancio di Marangon, nessun veronese è pronto a seguire, rincorre la palla Bonetti, Righetti, Falcao. Meno mobile del solito, il brasiliano, comunque la sua presenza si è fatta notevolmente sentire. Un passaggio indietro di Eltier, ne ha approfittato Iorio, prosegue Buriani. Falcao, il suo suggerimento è stato respinto dai veronesi che con Di Gennaro lanciano Eltier in fuorigioco. Calcio di punizione in favore della Roma, sono 24 minuti del secondo tempo. Il calcio di punizione è stato battuto da posizione troppo avanzata, Mattei lo fa ripetere da Righetti che ha battuto pressappoco allo stesso punto. Poi ecco Falcao, indietro Bruzzo, ancora Falcao che lascia a Bonetti, ancora Falcao. Seresso, palla schiovere in area di Seresso, ha colpito Maldera, poi ha allontanato la difesa, ancora Falcao che viene superato da Eltier che poi si impegna in una rincorsa della palla, il guardalinee sventola e la palla ha superato la metà campo, Eltier non è d'accordo. Rimessa in gioco di Di Carlo, Maldera, Falcao che prova a suggerire un'altra azione mandando in avanti Buriani, Buriani gli restituisce la palla, ancora compito di Falcao. E questa volta appoggia su Seresso. Tiro di Seresso. Vola Garella, ma questa volta non c'è stato bisogno dell'intervento del portiere. Il tiro di Seresso era fuori. È l'unico Seresso che abbia l'iniziativa, non dico il coraggio, di cercare il tiro da fuori. Lancio di Garella, Seresso verso Falcao, anticipo di Volpati, Fanna, Eltier, c'è un po' un pasticcio tra i due, ne approfitta la Roma per venire avanti con Di Carlo, anche Di Carlo tenta il tiro, ha respinto Brigel, prosegue Oddi, cross di Oddi,
che è un fallo di mano giudicato involontario, probabilmente molto a ragione da parte dell'arbitro, che di fronte alle proteste dei giocatori della Roma concede un calcio di punizione. Il cross di Oddi è andato a rimbalzare sul braccio di Brigel, che era voltato, quindi non si può parlare di fallo di mano volontario. Non colpisce la palla di testa Elkier. Maldera, l'appoggio è verso Iorio, anticipato in fallo laterale da Ferroni. Messo in gioco di Maldera, ancora Iorio a Maldera, a Di Carlo, a Falcao, a Cereso, Pruzzo, spinto alle spalle da Fontolan, va a terra Pruzzo, calcio di punizione in favore della Roma. Cereso sul pallone, si allontana Di Carlo, alle sue spalle c'è Maldera e Falcao. Cereso ha la scelta, o passare in avanti a Falcao o sulla sinistra, dove Maldera può tentare di esplodere il suo sinistro. Infatti è a Maldera il pallone, ribatte la barriera Furiani, passaggio in avanti di Di Carlo, ha respinto Fontolan, Cereso, Di Carlo. Il servizio in avanti di Di Carlo era per Maldera, ma un preciso intervento da parte di Tricella ha fermato l'azione. Poi c'è stata una bella azione di Elkier, poi va a terra Tricella su intervento di Cereso, punizione in favore del Verona. Carica della punizione lo stesso capitano veronese, con palla che spiove al limite dell'area di rigore. Saltano Galderisi e Righetti, l'arbitro ritiene che Galderisi abbia fatto da ponte al difensore della Roma e comanda il calcio di punizione. Scambio Righetti-Maldera, Falcao. Buriani, tiro di Buriani nel mucchio, ha successo la respinta dei veronesi. Elkier manovra un difficile pallone con molta abilità, poi viene in avanti Marangon, ma lascia ancora ad Elkier. Lungo traversone del danese, il colpo di testa di Bonetti, palla fermata con il petto da Di Carlo. Scambio con Pruzzo, Di Carlo e Garella, prima su Di Carlo, poi su Iorio. Compie due interventi difficilissimi. Prima ha ribattuto il tiro di Di Carlo con il corpo da non più di 5-6 metri. Poi stava per intervenire Iorio e con un colpo di reni il portiere veronese lo ha anticipato. Tanto ecco che Glagluna manda in campo Chierico, richiamando fuori del terreno di gioco Buriani. La Roma tende quindi a accentuare la sua proiezione offensiva. Ha respinto Ferroni, ma intanto Iorio ha commesso una irregolarità, gioco interrotto ancora da Mattei e calcio di punizione in favore del Verona. Iorio è d'accordo, una volta tanto un giocatore punito è d'accordo con l'arbitro.
La Roma quindi ha fatto la prima sostituzione della partita alla mezz'ora. Ha mandato in campo Chierico con il numero 15, richiamando Buriani con il numero 10. Cereso e Falcao, ancora in avanti, sempre capardi all'azione della Roma. Cereso, Falcao, cerca di portarsi al tiro Falcao, va a terra su intervento di Tricella. Poi arriva Galderisi, rimprovera il brasiliano. E invece viene protetto e giustificato da Di Gennaro. La partita è molto tirata, avete visto, c'è un agonismo notevole in campo, ma i giocatori sono molto responsabili e la partita è sostanzialmente corretta. Ora c'è un calcio di punizione in favore della Roma, il fallo è stato subito da Falcao. Sistemata la barriera, si attende il fischio di Mattei per la ripresa del gioco. È Falcao sul pallone, sulla sinistra Maldera, sulla destra poco più indietro è Di Carlo, ma Falcao tira direttamente e Garella vola ancora sulla destra a deviare in calcio d'angolo. Non è la parata più difficile effettuata da Maldera, ma anche questa è eccellente. Avete visto che Di Gennaro è andato a complimentarsi con lui. Intanto Cereso ha battuto il calcio d'angolo, la palla termina sul fondo, ma intanto c'è stato anche un fischio dell'arbitro per un intervento giudicato irregolare di Pruzzo. Ha battuto Fontolan. Bonetti sbroglia indietro su Tancredi, che rimanda dall'altra parte, dove vediamo avanzare Maldera, Cereso. Oddi lascia Chierico. Di Carlo tenta il tiro di sinistro, anche Di Carlo da fuori, pallone alzato molto sulla traversa. Maldera, Tricella, Brigel, anticipo di Iorio, la punizione è in favore del Verona, d'altra parte sembrava che il fallo fosse stato effettuato più da Chierico che dal giallorosso. Viene in avanti il Verona con questo lancio su Galderisi anticipato da Bonetti e poi c'è il rinvio di Oddi. Questa volta c'è un intervento irregolare su Brigel e l'arbitro assegna la punizione alla Roma. La giustizia è stata ristabilita. L'intervento irregolare era di Chierico, invece la punizione è stata assegnata alla Roma, che viene in avanti con Maldera. Ancora un pallone a seguire, colpo di testa di Ferroni. Poi Di Gennaro. Anticipo su Galderisi, ma la palla va ancora nella metà campo della Roma. Bonetti la riporta in avanti, Falcao a Cereso. Anticipo ancora di Ferroni su Iorio, Pruzzo. Cerca il tiro Pruzzo, colpisce male la palla. È uno scherzo per Garella, parare e rinviare. Righetti, Cereso. Non trova compagno, ecco che si fa vedere Falcao, che riceve. Deliziosa apertura di Falcao per l'attacco di Maldera, il cui tentativo di cross è deviato in calcio d'angolo da Fanna. Va Di Carlo alla bandierina, mentre mancano 9 minuti alla fine della partita e il punteggio è sullo 0-0.
Colpo di testa di Fan. Colpo di testa è stato di Volpati, poi Fanna che inizia il contropiede e arriva in ritardo sulla palla Falcao, colpisce invece Fanna che rimane a terra. C'era stato nel primo tempo uno scontro fra i due a posizioni invertite, era arrivato in ritardo Fanna, aveva colpito Falcao che era rimasto a terra per 2 minuti. Sostituzioni anche da parte di Bagnoli. Esce Galderisi ed entra Turchetta. Per il fallo subito da Fanna ad opera di Falcao, ecco il calcio di punizione. Di Gennaro, Fanna, Elkier, Turchetta che tocca il suo primo pallone, viene in avanti, su di lui intervengono Righetti e Di Carlo, gli tolgono la palla, rimessa in gioco di Di Carlo su Tancredi. Oddi, ancora indietro da parte di Chierico, Cereso. Segarella è il migliore del Verona, Cereso è il giocatore che ha le maggiori lodi da parte della sua squadra. Falcao a Maldera, palla a seguire per Cereso, ancora verso Maldera, cross a seguire di Maldera e Garella risolve una situazione non difficile. Mentre riconquista la palla Bonetti, la scambia con Righetti, con Chierico, il colpo di testa è di Cereso, alto sulla traversa, Garella dice che non ha toccato la palla e infatti l'arbitro è d'accordo con lui, non si parla ovviamente di calcio d'angolo. Colpo di testa di Oddi, poi Chierico che si libera anche di Brigel. Servizio per Falcao. Palla a spiovere di Falcao, esce Garella ed anticipo su Pruzzo che era controllato da Fontolan. Più indietro c'era Iorio controllato da Ferroni. Righetti, palla ancora in avanti, nessuno dei suoi può proseguire. Fanna che sbroglia la situazione, poi Di Gennaro, poi Volpati. Palla persa, attacco ancora di Falcao, Cereso, Cereso, tiro, respinta di Garella, ancora sul tiro ravvicinato di Cereso. Poi c'è un intervento irregolare di Bonetti, il calcio di punizione in favore del Verona. Aveva subito il fallo di Gennaro. Ed anche Di Gennaro accenna a lasciare il terreno di gioco. Sembra aver chiesto lui la sostituzione. Bagnoli lo accontenta e manda in campo Bruni. Insiste la Roma che cerca in tutti i modi il gol della vittoria contro un Verona che si difende ordinatamente e affida le sue azioni specialmente alla grande giornata del suo portiere. Ora prova un lancio Fanna. Di Carlo è andato a chiudere.
Aveva subito una spinta, punizione battuta una seconda volta dal posto prefissato, poi Falcao e Oddi. Si è reso. In lotta con Briegel, tre avversari su di lui, si è reso, se ne libera, manda al centro ancora un pallone, colpo di testa da parte di Bonetti, che si è spostato all'attacco, palla fuori. Sul rinvio di Garella ferma Falcao, palleggio elegante, palla a terra da parte di Oddi. Chierico. Oddi, cross di Oddi. Tocca Iorio, palla mandata al centro da Maldera, respinta ancora dai difensori. Elchier che parte da molto lontano. È stato fermato da Maldera. Falcao ancora affida ad Oddi l'iniziativa, si è reso. Pruzzo. Va a terra Pruzzo, ma non ci sono state irregolarità. Bonetti ripropone l'azione in verticale verso Sereso. Sereso Iorio, anticipato Iorio. Palla ancora a Maldera. Righetti. Provano tutti i giocatori giallorossi a venire in avanti. Chierico. Falcao. Sereso. Palla in aria da parte di Sereso. Alza la palla Fontolan. Poi Fanna ha evitato il calcio d'angolo e c'è un fallo di Iorio su Ferroni. La punizione appoggiata indietro da Fanna al portiere, Elchier, Turchetta, anticipo di Di Carlo, poi Falcao, in profondità verso Pruzzo, troppo in profondità, dato che la palla se ne va in fallo laterale. Sta per iniziare l'ultimo minuto di gara. C'è un episodio che dovrà poi essere chiarito, perché vedete Marangon che sembra aver ricevuto